Ciao ragazze, oggi voglio portarvi con me mentre faccio l'ennè e mostrarvi quindi come lo preparo e come lo applico. Allora, innanzitutto oggi voglio fare un mix, io uso sempre più o meno le stesse erbette con delle dosi un po' a caso, perché tanto so già più o meno il risultato qual è. Allora, comincio con il vero e proprio ennè, la losonia, e ne metto tanto così dovrebbe bastare. Semmai dopo pian piano mi regolo, ne aggiungo ancora un po'. Ecco, questa. Io comunque ho i capelli medio corti, quindi non mi serve un gran quantitativo di ennè. Adesso voglio aggiungere della cassia per evitare che l'ennè stratifichi troppo, perché la cassia è quello che è chiamato ennè neutro, per cui non dà colore e evita che l'ennè rosso si stratifichi troppo, dandomi un colore troppo scuro, insomma. Voglio aggiungere anche un'altra erbetta che utilizzo spesso, che è la robbia, che è questa erbetta rossa, che invece tinge di rosso, un rosso abbastanza caldo, quindi è utilizzata di solito per chi vuole ottenere come me il colore caldo. E vediamo un po' come dosi, direi che ne devo aggiungere ancora un po'. Io non peso mai le dosi, vado sempre a occhio. Allora, vediamo, aggiungo un po' di ennè. Aggiungo un po' di cassia e un pochettino ancora di robbia. Direi che adesso va bene come quantitativo. Purtroppo tante ragazze su vari gruppi su Facebook chiedono qual è la dose adatta per un capello magari lungo metà schiena o per un capello fatto in un certo modo. Purtroppo non si può mai dare una dose precisa. Io ho sempre fatto occhio, pian piano, man mano che andavo avanti, mi regolavo, aumentavo, diminuivo le dosi a seconda, insomma, di quanto mi accorgevo se era troppo o se era troppo poco. Comunque, in generale, è sempre meglio farne di più perché volendo si può congelare. Ecco. Allora, io ho utilizzato l'ennè, la losonia in Hermes normale, quella rosso caldo, delle erbe di Janas. Vediamo se mi mette a fuoco. Ok. L'ennè delle erbe di Janas, che ho quasi finito, la robbia e anche essa delle erbe di Janas. Sotto ho segnato le date di scadenza che erano scritte sulle confezioni, mentre invece la cassia è di Kadi, che è un'altra marca molto famosa di ennè. Adesso, siccome io voglio ottenere il colore caldo, vado ad aggiungere, non mi mette più a fuoco, eccomi, vado ad aggiungere del miele, che oltre ad andare a acidificare il composto leggermente, va anche a idratare. E niente, ora mi trasferisco in bagno dove andrò ad aggiungere l'acqua calda al composto, ma prima mi laverò i capelli perché per far sì che il capello si colori maggiormente, i capelli devono essere puliti, perché sennò lo strato lipidico di quel poco di grasso che si forma sui capelli quando sono un po' sporchi non fa penetrare bene il colore e quindi il colore risulta meno rilasciato, tra virgolette. Mi porto con me la pellicola e i guanti per non sporcarmi le mani. A dopo, ciao! Rieccoci ragazze, ho la faccia completamente struccata, scusatemi. Mi sono lavata i capelli e nel frattempo sto facendo scorrere l'acqua calda e io utilizzo l'acqua, semplice acqua del rubinetto calda. Non la faccio scaldare perché non va messa acqua troppo calda, perché sennò rischia di cuocere le erbette che quindi poi non rilascerebbero più colore. E niente, volevo aggiungere una cosa. Prima io ho utilizzato, come avrete notato, ho usato delle posate, cioè il cucchiaio di acciaio inox. Spesso si sente sui siti di evitare posate di metallo per mescolare l'ennè a causa di alcune reazioni chimiche che potrebbero succedere. Questo è un mito da sfatare, perché questo problema esiste solo quando si usano posate di ferro, che ormai nessuno usa più posate di ferro, e soprattutto quando l'ennè ha picramato. Il mio ennè è ennè puro, non ha picramato, quindi io posso usare tranquillamente posate di acciaio inox, come ho fatto. Rieccoci qua ragazze, adesso mescolo il composto e aggiungo l'acqua. Ho messo i guanti, come vedete, così che non mi sporco le mani. Ok. Io, come vi ho detto, sia con le dosi di ennè che con le dosi di acqua vado proprio a caso finché non mi accorgo che la consistenza è buona. Uso una piccola crustina
per aiutarmi a non formare grumi. Spero che la mia voce non venga coperta dall'acqua. E non so se vedete, ma sto indossando una maglietta abbastanza rovinata, sporca, di quelle... È una maglietta che io utilizzo solo e unicamente quando faccio l'ennè, perché so che mi si sporcherà. Non usate mai magliette a cui tenete mentre fate l'ennè, perché se vi si sporca poi per togliere la macchia è un bel problema. Vado a cercare di mescolare bene il composto. Eccoci qua ragazze, ho cercato di fare il composto migliore che riuscivo a fare, mi è venuto qualche grumo, però insomma come consistenza è esattamente la consistenza che dovrebbe avere un ennè. Non bisogna farlo troppo liquido perché sennò cola, semplicemente. Adesso voglio andare ad aggiungere un pochettino di gel di aloe, quello che vi ho mostrato nel video che ho fatto ieri, che vi linko nel box e se riesco anche nel video. E quindi aggiungo un po' di gel di aloe per idratare sempre il capello. L'ho quasi finito. Ecco, non aggiungete mai oli, burri nell'ennè perché non fanno poi prendere bene il colore, perché appunto il capello deve essere lavato, come già vi ho detto. Io l'ho lavato, ecco, solo con lo shampoo e non ho messo né maschera né balsamo, appunto perché il capello non deve essere minimamente unto per colorarsi il meglio possibile. Eccoci qua. Questo è il mio ennè fatto, non lo faccio riposare perché voglio appunto, ho usato l'acqua calda e voglio il rilascio di colore immediato per il tono caldo, scusate. E niente, adesso me lo vado ad applicare. Ciao! Eccomi qua, spero che mi vediate. Ora mi sto pettinando i capelli e ora comincia l'avventura. Allora, come vi ho fatto vedere, ho fatto la mia pappetta di ennè e adesso io non sono da prendere come esempio, me la spalmo brutalmente sui capelli, senza un ordine preciso. L'importante è stare attente di coprire bene tutti i capelli, perché l'ennè ovviamente colora solo dove è stato messo, e bisogna arrivare bene anche alle radici. E di solito prima faccio una passata generale dove cerco di coprire un po' tutti i capelli all'esterno e dopo mi metto a cercare di frizionare per far penetrare anche nei capelli più interni. Molte ragazze che hanno i capelli più lunghi dei miei, ho fatto un disastro, molte ragazze che hanno i capelli più lunghi dei miei, dicevo, utilizzano il metodo della ruota svedese per spalmarsi l'ennè, con un ordine un po' meno caotico del mio, ecco. Però sinceramente io non lo conosco, perché anche perché quando ho cominciato a usare l'ennè io avevo i capelli corti, poi ho cominciato a farli crescere e quindi adesso dovrò anche un po' adattarmi a quello che fanno le ragazze con i capelli lunghi, perché mi rendo conto che il metodo alla cavolo, tra virgolette, che usavo all'inizio non è più il massimo, ecco. Adesso mi sto spalmando bene sulle radici, cerco di fare il meglio possibile. Alla fine io fortunatamente non ho ancora bianchi da coprire, per cui posso permettermi di andare un po' più random nell'applicazione. Rieccomi qua ragazze, ho ricoperto tutto con la pellicola, al meglio che sono riuscita, e adesso mi metto la cuffietta. Che bello, mettersi la cuffietta ad agosto. Eccomi qua, incuffiettata e pronta per aspettare 2-3 ore, perché adesso terrò sull'ennè un paio d'ore, 2 ore e mezza circa, vediamo come mi gira. E dopo, niente, dopo ci rivediamo che vi faccio vedere il risciacquo. Ciao! Rieccomi qua ragazze, ho risciacquato i capelli, ho fatto l'ultimo risciacquo acido con un cucchiaino di aceto nell'acqua e ora niente, li ho fatti asciugare all'aria e adesso li sto pettinando, li sistemo un po', che sono ancora un po' umidi. Rieccomi,
Eccomi qua. Adesso ho ancora appunto i capelli un po' umidi, però adesso li farò asciugare un po'. Sì, con la fotocamera interna non si vedono assolutamente per niente i riflessi. Ecco, sì, mi sono anche macchiata un po' la fronte, perché è normale, alla fine con l'henné è normale un po' macchiarsi, però basta lavarsi con un detergente un po' grasso, magari faccio un massaggino con una crema prima e vengono via. Niente ragazze, grazie mille per aver visto anche questo mio video e ci vediamo alla prossima, vi mando un bacione, ciao!